Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se no, lasciate l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, ovviamente non è un ritorno di The Battle Cats, mi avete fatto una testa quadrata nei commenti, specialmente sotto i video di Squadbuster e Brawl, dove è un altro gioco, ovviamente, per riportare The Battle Cats. Come sapete, perché non porto Battle Cats? Perché Battle Cats ha bisogno di farm, ha bisogno di studio degli stage, ha bisogno di tanta bella robina. E oggi sono ritornato soltanto perché mi avete detto: Mordug, c'è l'evento, ok? Che puoi riscattare determinata roba. Hanno fatto degli aggiornamenti, sembra che è diventato molto interessante. Hanno regalato i Platinum Ticket, e anche tantissimi, sinceramente. Quindi possiamo fare un bell'opening di Platinum Ticket. Però, ragazzi, non vi faccio una puntata importante, nel senso che. Ovviamente, ah no, provalo ora. Questi sono da andare a fare. Superando tutti i livelli 2 della saga leggendaria, completare questa missione. Ok, quindi facendo queste missioni di livelli leggendari ci dà ovviamente il ticket. Ok, è abbastanza impegnativa la faccenda. Anche perché non ho studiato gli eventi, non so come funzionano questi eventi, non so tante cose. Intanto, slot felina. Ce l'andiamo a prendere immediatamente. Ci sta, perché non andare a prendere slot felina? Vai così, 10, 10, dammi il 10, oh, triplo 10, bellissimo, tanto bello, ci piace, 1000 free scatta secco, il giro bonus ce ne dà un'altra parte, ma non ce ne dà tantissime, ovviamente. Ok, mamma mia, se facevo un altro triplo 10 era magia. Ok, noi avevamo già un sacco di free scat addietro, non so cosa è successo, 122, più 1000, ok, 1122, buonissimi, buonissimi. Allora, proseguiamo. Io qui dovevo tante cose che non so. Mission Impossible, non so come funziona. Guardando il video, guardiamo qualche cosa. Ah, come vincere. Ah, dovevo fare l'accusa a chi è stato. Interessante. La risposta corretta guadagna 5 rare ticket. Interessante. Allora, per ora, ovviamente, io non ho tanta roba. Però, c'è l'Ultra Selection. Oh, ci abbiamo un Platinum. Uno ce l'abbiamo. Ragazzi, abbiamo un Platinum. Ce l'apriamo? Ma io dico che apriamo il Platinum, dai, tanta roba. Vediamo un po' che cosa ci esce dal Platinum. Ok. Oddio! Ma aspetta, già ce l'ho questa? O è nuova? No, non è nuova, già ce l'avevamo. Ok, già ce l'avevamo, in pratica abbiamo potenziato. O sbaglio? Potrei sbagliarmi, non mi ricordo neanche più cose che c'ho. E mi apro anche un Ultra Selection 10 a 7,50, sinceramente. Vai, ce l'abbiamo. Perché non fare un bell'open? Vai, Ale! Ultra Selection 10 per il decimo anniversario. Oddio! Ma così? Ultra raro a secco? Madre Luce Aset, ragazzi, mi dovete dire se è buono o meno, perché io non lo so. Oddio, ma se non c'avevo manco lui? È nuova pure questa per me. Novità! Lucerto Gatto Plagiato. Beh, adesso ce l'avevamo. Questo ce l'avevamo per forza. Uguale, lo sciama miao. Gatto pistolero, gatto surfista, gatto ladro. Gatto nerd, buonissimo. Il melagatto. Anche questo non c'avevo. Olè! Due super rari nuovi. Gatto titano plagiato. E ovviamente l'altra robina. Interessante. Ok, ovviamente abbiamo utilizzato sull'Ultra Selection. Noi potremmo anche andarci a fare. Io il Gamatoto l'ho lasciato là perché, ovviamente, è da una vita che manco lo vedo a Gamatoto. Che gli dica a Gamatoto? Gamatoto, vatti a fare un viaggetto. Che te devo dire, Gamatoto? C'abbiamo qualcosa che può fare fa Gamatoto? Chi è? Ti faccio fare un viaggio random di questi qua. Ciaone, non mi ricordo più niente. Ah, c'è pure l'area evento, però. E qual era l'area evento? Area evento sbloccato. E qual è? Vabbè, intanto oracolo. Offriamo 5 dexp per l'oracolo. Io ormai non mi ricordo una mazza, raga. Comunque faremo un video. Ultra fortuna. Interessante. Allora, ovviamente abbiamo capsule fortunate disponibili. Perché sono anche queste. Vediamo un po'. Ne ho 21 perché ce l'avevo già. Oh, sorteggia gratis. Hanno messo pure che le puoi vedere con la pubblicità. Fantastico. Hanno aggiornato parecchio da quando non gioco. Ditemi tutte le notizie qua sotto delle novità, raga. Vabbè, il minigatto, tutti i vari speed, questi ci piacciono. Ale, ciaone. Tanti bei potenziamenti per noi. Altra apertura. Ce ne avevo tante da parte di queste, perché non le avevo proprio usate. Ok.
Allora, oggi ci facciamo, se ci riesco, anche perché ripeto, non l'ho studiata, quindi non so se gli stage possono essere fatti in modo tranquillo. Gli eventi, quelli della stagione, quindi facciamo solo quelli, faccio un video normale, raga. Mi vado a prendere regalo intanto, super a livello 1 una volta per prendermi robina sbuffo. Me lo faccio con questo qua normal, ma che ce frega. Parto proprio diretto, bello il trenino 10 anniversario comunque. Vai così. A secco proprio. Io non mi ricordo niente, cioè non è che non mi ricordo, mi ricordo qualcosa, ma devo rimettermi a studiare, raga. Non è fattibile come cosa, dai. Ne dovrò veramente ripigliare. Ok, vabbè, questa è tranquillissima. È quella lì da coso. Ma aspetta, no, questa era metallico. Cappero, questo se gli tiravo il tizio metallico l'avevamo già ucciso, vero? Mi sembra. O sbaglio? Forse sto sbagliando. Ok, eliminato. No, no, era facile. Allora, vabbè, 20 friscat, 30 friscat. Mamma mia, il leadership, grazie, molto gentile. Quindi riprendiamo un po' di friscats. Ok, allora mi vado a fare un foraggio dei gatti estivi, non so manco cos'è. Però saranno gli stage quelli che diceva prima. Parte 1, 10 anni di ricordi. Io mi farei un po' di queste, che dite? E vai, andiamo a fare il primo 2012. Giusto a sbuffo. Ripeto, non so neanche che cosa fanno, quindi sto andando totalmente a random. Ok, hanno evocato roba. Va bene. Ok, portata a casa. È molto easy, vabbè, saranno i primi. Cioè, ogni cosa di questo dà un pass leggendario. A cosa servivano i pass leggendari? Non saprei, ragazzi, non saprei. In realtà sto usando, oltretutto, l'unità che non serve a una mazza qui. Oh! Ok, lì ci sono dei red. Penso siano facili da battere, ovviamente. Step facilissimi per ora. E pass leggendario. A cosa servono tutti questi pass leggendari? Mica ho letto io. Andando giù totalmente a random, sinceramente. Ok. Poi spiegatemi qualcosa, raga, perché io mi sono perso negli anni, in pratica. Beh, nell'anno, perché è più di un annetto più o meno che non portiamo Battle Cats. Però per ora sembrano stage bassini questi, vabbè, su quelli storia. Ok, altro pass leggendario, pieno di pass leggendari. 2014, continuiamo. Ho pagato con i Vita Miao là. Per continuare a fare tutta la serie. Ok. Per ora tutto nella norma. Ancora molto rilassanti gli stage. Ripeto, sto andando proprio alla cieca. Non mi ricordo neanche cosa fanno. Poi 20.000. Cioè, questo è bassissimo. Addirittura si stava bloccando il gioco per quanto tempo che non ci giochiamo. Guarda, guarda, si incarta. Si sta incartando. Ok. In realtà penso che la testa va giù instant. Ma se n'è andata la musica. È crollata la musica, ragazzi. Cosa succede? Ok, questa è la 2014 parte 2. Ovviamente sono tutti, penso, stage vecchi. O no, non ne sono sicuro di questa cosa. Però io sto andando a dritto, non so cosa succederà. Per ora. Ok, questo è red, totalmente red. Questo è sempre per il decimo anniversario l'hanno messo. Vai, Behemoth, tocca a te. Ciaone proprio. Missione completata 1, quindi forse una delle missioni, quelle che dà roba, altro pass leggendario. 2015, qua si continua a dritto senza pensare proprio. Ok. E serve per farmare sti pass che servono penso nell'evento. Oddio no, c'è sta il metallico. Vabbè, non è un problema grosso in realtà. Perché alla fine l'ippopotamo metallico muore dopo un tot di colpi singoli. Quindi abbiamo l'unità che comunque gli fa danni abbastanza veloci da eliminarlo. Poi l'abbiamo knockbackato, famo subito. Ok, altro pass leggendario. Ovviamente questo si chiama Into the Future e ci avrà gli alieni, infatti. Presumo che siano alieni. No, c'ha la testa, normale. Però dice Into the Future. Forse era tutto il set delle missioni Into the Future. Vabbè, quello abbiamo ammazzato subito perché è normale o fluttuante, quindi ciaone. Vabbè, 2015. Erano ancora tristi. Ok, pass leggendario pure qua. 2016, facciamoci il 2016. Vai. Voilà. Ok. Con molta tranquillità. Potevo farmi pure con lo speed up, però non volevo sprecare speed up a sbuffo. Ok. Penso che sia anche questa fatta già. 2016 parte 1. Voilà. Una paperella. Cominciamo ad avere dei nemici interessanti. Ok. Paperella è morta.
Allora, io metterei lui. Già abbiamo vinto, cioè, neanche è uscito fuori, poverino. Va bene, passa leggendario anche qua. 2016 è apparso il Festival Ultra, si chiama. Ok. Quindi in questo periodo è apparso il Festival Ultra. Perché se ripercorre tutti i 10 anni della storia, quindi presumo che ripercorra anche alcuni stage molto importanti di ogni periodo storico a sto punto. Ok, dovrebbe uscire qualcosa da quella torre? Per ora non sa niente. Vabbè. Ok. Altri quasi leggendari per noi. Io sto andando a dritto, raga, non so che dibbe. Sto continuando molto nonchalance a festeggiare questo 10º anno. Ok. Allora, ci sono Red, ovviamente. Vanno giù che è un piacere pure loro. Vai, Behemoth, tocca a te. Pulisci subito lo stage, vai, facci sognare. Vabbè, ma è troppo easy così. Ok, passa leggendario 9. Allora, qui è apparsa la torre nel 2017 parte 2. Quindi, ovviamente, è un'altra situazione storica. I Battle Cats. Oh. Aia, cominciamo a vedere delle unità interessanti e anche che ci danno un po' di limite. Però ovviamente noi siamo più forti, quindi non ci dà questa preoccupazione. Ok. Cominciano a evocare cose carine. Cagnolini scuri, fastidiosi, ma che vanno giù con gran piacere. Ok, si prosegue. Questa va a continuare. 2018 parte 1. E si va dritto. Ok. Qua erano apparsi il pass, quello lì, gold di Battle Cats nel 2018 parte 1, almeno da quello che dice la grafica. Ok, interessante. Altro evento storico, forse non importantissimo come la torre, però ovviamente anche l'arrivo del pass all'interno di un gioco può essere una novità. Ok, andiamo di lui, vediamo un po' cosa succede. Cosa uscirà? Oh, guarda chi c'è! Che bellezza! Vabbè, però tanto con questo generico li puliamo tutti. Ok, altro pass. E si prosegue. Ok. Allora, siamo al 2018, ho dovuto ricaricare le energy, perché ovviamente ne ho consumate, e cominciano a costare sempre di più questi stage. In realtà questi stage sarebbero da fare in un massimo di 40 giorni. Dice, oh, altri red? Altri red, ovviamente quel red è pure fluttuante, quindi poverino, mi dispiace per lui. Va giù che è un piacere. Ciaone proprio. Anche il 2018 parte 2, buttato giù con tranquillità. Ovviamente, altro pass leggendario. Nel 2020 siamo arrivati a 50 milioni di download per Battle Cats. Cioè, non so se vi rendete conto, 50 milioni di download. Tantissima roba. Ok. Qua ci stanno i cagnolini scuri, va bene. Vediamo un po' se esce qualcosa da là dentro. Io non carico niente, così il Behemoth me lo prendo. Anzi, vado direttamente di lui. Facciamo prima che uccide gli scuri. Fatto facile, 2020. Altro pass leggendario, più 3. Sempre nel 2020 uscivano appunto i Legend Ticket, che sono quelli che abbiamo visto forse una volta nella serie o due, che erano molto interessanti, e sono usciti nel 2020. Quindi un'altra delle cose miliari di Battle Cats, della sua evoluzione. Molto interesting. Perfetto. Buttiamo giù e vediamo dove andiamo a finire. Ok, ci sono gli zombie. Questa cosa mi preoccupa un po'. Però se riusciamo a buttare giù subito la torre, facciamo prima. Voilà, buttare giù la torre. Addie. Missione completate. Una, un'altra. Buono. Battle Cats TV nata nel 2021, una cosa che sinceramente non ho mai neanche guardato. Probabilmente. Voi l'avete mai vista, ragazzi? L'avete mai occhiata? Ok, vediamo un po' di pushare un pochino, anche perché non so cosa esce da questo stage. Cominciano a costare parecchio, ragazzi. Probabilmente diventeranno anche difficilotti. Ecco qua. Vediamo un po'. Non hanno i potenziamenti, quindi ovviamente per noi saranno molto più semplici da buttare giù. Però, insomma, sono delle creature abbastanza fastidiose adesso, eh. Buttiamo giù la torre. E la torre? Beh, la torre è una torre. 2021 e ci portiamo a casa due pass leggendari. Nel 2021 sono usciti i Haku, Haku Gate, il cancello Haku. Quindi tanta roba. Ok, vedo degli angeli. Dobbiamo stare attenti a iper pushare immediato e a fargli subito
po' di dall'ove, specialmente a quel cosino. Bra, cominciano ad essere un po' ghiozzi, eh. Vai così. Vabbè, dovremmo buttarli giù, ripeto, sempre perché non hanno potenziamento, però... Ovviamente sono sempre delle creature che ci hanno dato del gran fastidio tempo addietro. Vai, Behemoth. E voilà, torre buttata giù. Cominciano a costare tantissimo, raga. Cominciano a costare veramente tanto. Ok, due pass. 2023 parte 1. Siamo vicinissimi alla fine di questi step. Ovviamente l'ho fatti tutti con il set veloce. Che comunque c'ha il nostro bellissimo red. Comunque c'ha il nostro bellissimo antifluttuanti. Ha tutta la combo per accelerare. Ok, red. Va benissimo, va veramente bene. Dovremmo riuscire a reggerli. Più che altro sono molto veloci. Ok, c'è la nostra cancan, dovrebbe fare effetto. Se lo colpisce, l'ha fatto, ce l'ha fatta. Benissimo. Cancan domina. Cancan domina potenziata bene. Mi dispiace per loro. Ah, c'è sta pure il coso, il boss. Ok, mi sono anche potenziato a sbuffo. Voilà. Voilà davvero. Lo devastiamo, ce lo portiamo a casa veloci. Behemoth, fai subito il danno che devi. Vai così. Questa è portata a casa con grande tranquillità, ragazzi. Olè, piccola bottarella indietro. Torre nostra, 2023 parte 1. Ok, due pass leggendari. 2023 parte 2. A uno dall'arrivo. E poi ci fermiamo, ragazzi, perché è venuto anche troppo lungo. Lo volevo fare più corto, sinceramente. Però tutti i set dello stage sono da fa. Allora, vedo un cagnolino. Ok, potremmo andare immediatamente di lui, se ce lo permette la torre. Voilà, vediamo un po' che succede. Cosa esce da lì? Non esce niente? Cioè, può essere che il 2 finisce così facile? Ma dai! 2023 fatto instant, passa leggendario più 3. 2024, ultimo step. Ok. Decimo anniversario, quindi adesso. Allora, voglio caricarmi perché ho paura di quello che esce. Intanto ci stanno alieni. Io farei una cancan, giusto per levare il cagnolino. E poi ci andiamo dai cattiveri. Già vedo due alieni. Un set totalmente alieno. Cancan, facci il tuo lavoro alla grande, grazie. Ok. Direi che possiamo anche partire immediati. Altra cancan. Sbra. Ok, fisherman. Oh, 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 oh. Quello è metallico, vero? No, non mi dica che è metallico, te prego. Ok, il danno l'ha preso, quindi forse non è metallico. È solo alieno potenziato. Però il Behemoth sta a prendere botte, eh. Mi sa che lo devo coverare un pochino. Poi gli carico tutto addosso. Dai, sto 2004 deve finire isto. Oddio, c'è pure la face. Però la face è sia alieno che fluttuante, eh. La face è sia alieno che fluttuante. Quindi col Fisherman dovremmo riuscire. Pushata a bestia, poverino. Cioè, proprio dei cattiveria. Sbam. Devastati. 2024, portare a casa parte 1. Passa leggendario più 3. I 30 frisca a te in leadership. Buono. Allora. Abbiamo fatto un par di missioni. Riscatta, passa leggendario. Ovviamente queste ancora non le abbiamo fatto. Va bene. Buono. Andiamo a vedere la robina che abbiamo preso. Che sono queste capsule qua. Ne apro. 34. Voilà. Vediamo un po' cosa ci troviamo. A parte 1000 bonus. Ci sarà qualcosa di diverso? Però sono tutti bonus. Oh, e questo? Unità limitata. Cioè, si poteva prendere solo qua? Gatto Maneki. Dopo lo vediamo. Dopo gli andiamo a dare un'occhiata. Ok. Alla fine viene la puntata normale, raga. La puntata normale delle nostre. Pazzia. Vabbè, l'unità limitata l'abbiamo presa. E questa è già bene. Altra unità limitata. Ok. E a cosa ci serve? Forse per fare gli stage. Gatto meditativo. Va bene. Abbiamo già due unità. Ok, doppiona per potenziarlo. Altri 10. E poi ce li andiamo a vedere con grande calma. Vediamo un po' se ne trovo altri diversi. O doppioni. Per ora doppioni solo una volta. Ok, ecco il doppione. Apriamo le 4. E le abbiamo aperte tutte per ora. Quelle che abbiamo farmato. Però si devono farmare per fare gli stage, presumo. Ok. Perfetto. Allora, vado. Intanto missione completata a 2. Qual è? Miau biglietto. E miau biglietto. Grazie. Molto gentili per i miau biglietti. Ovviamente ricordiamo i miau capsule che stanno qua. Che pure dovremmo aprire. Me le apro immediate e basta. Proprio a secco. Proprio sbam. Ok.
Vai così. Tutta la roba che si può convertire la possiamo convertire in biglietti dorati. Come sempre. Ovviamente nella rimessa. Andiamo a prendere dalla rimessa i nuovi che abbiamo fatto. Ok. Intanto vedo lui. Miko Mitama. Usa. Che già c'avevo. Che è Mitama l'oracolo alla fine. Quindi me la vado a potenziare. Grazie. Continuiamo a gestire. Questo è il nuovo Madre Luce Aset. Non ce l'ho. Quindi me la prendo immediatamente. Madre Luce Aset. Poi mi dite se è buono o meno. E poi devo andare a prendere quelli nuovi. Ok. Quelli speciali che stanno qua in mezzo nascosti. Non tu, grazie. Volevo prendere il gattino questo qua e usarli tutti e due. Ok. Uno più uno. Gatto. E ce ne dovrebbe stare un altro qui in mezzo. Eccolo qua. Il... no, il sasso. Mi serve il sasso, grazie. Grazie, datemi il sasso. Ok. Usa e metti. Perfetto. E adesso andiamo a vederci cosa fanno prima di salutarci. Olè. Allora, equipaggia. In realtà no, non è equipaggia. Forse è potenzia. Ok, gatti speciali. Ovviamente sono gatti nuovi. Mi diranno, vita, che dite? Me lo dirà, eccoli. Allora, gatto Maneki, cosa fa? Fa più soldi. Per questo gatto negoziante il cliente ha sempre ragione. Investe sempre i profitti sul negozio. Ottiene più soldi quando sconfigge i nemici. Me lo alzo, tanto i soldini per portarla a 10 ce l'abbiamo. Ok, questa è la forma evoluta. Cambia qualcosa? No, ti ringrazio. Allora, questo gatto è grato che tu sostenga la sua attività. Gatto Neo Maneki. Ti ringrazio sconfiggendo i nemici che ti danno fastidio. Ottieni più soldi quando sconfigge i nemici. E fino a qua ci siamo. Va bene, lui è una delle novità. E ci piace. L'altro? Dove è andato? Eccolo qua. Gatto meditativo. Cosa fa? Allora, lui è un knockback su tutto tranne nullo. Anche Aku è antico. Ma si possono usare fuori? Sì, questi si possono usare fuori. Mi dite se è buono sto coso? Aspetta, lo posso livellare fino al 20? Livelliamolo fino al 20? Che succede? Cambia qualcosa? No, niente, ok. Ovviamente mi sembra che non ha potenziamenti, non ha niente di nuovo. Ha solo potenzia e basta fino al 30. Però mi dite se è buono, se ne vale la pena? Perché è una grande novità. Ok, ovviamente ultra. Andiamo da ultra. E andiamo a vedere il nuovo ultra che abbiamo sbloccato. E lo portiamo pure al 10 se ci abbiamo... un par dei dindi da gestire. Dove sta però? Mo va là a trovare. Perché sarà di qualche... eccola. Madre Luce. Fa parte della cosa del Lucifero, quindi. Ok, me lo porto al 10. Almeno, per vedere l'evoluzione. Eccolo qua. Allora, prende rafforza. Dopo che la salute di questa unità scende sotto una certa quantità, il suo attacco diventa più forte. Attacco ondata. Area. E è buono contro ammazza... è contro giganti. Cioè, è forte contro nemici giganti. Interesting. Non mi sembra che prenda un potenziamento con l'evoluzione. Non lo so, sarebbe da portare up. Però, interessante. Mi dite se è buona? Se è utile da qualche parte? Va bene, dai, raga. Tanto qua mi arrivano le varie offerte. Siamo saliti di livello giocatore. Grazie. 10 ossa e un leadership. Ok, allora, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa robina nuova. Ditemi qualcosa che posso fare. Io vorrei fare dei video molto scialli. Tipo ok, la prossima volta facciamo solo naufragio e ce lo facciamo tutto, esempio. Oppure fare qualcosa di specifico, però solo uno stage o due. Non voglio fare video da 30 minuti come quello di oggi, ok? Perché sennò diventa un po' impegnativo, lo sapete. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate l'hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E voglio vedere almeno 100 mi piace qua sotto se volete un altro episodio.